Ultima convention con gli amministratori locali per i progetti integrati di filiera e i progetti integrati rurali per le aree protette. Più di 30 milioni di euro nell'area protetta del Cilento e Vallo di Diano. La convention si è svolta alla Certosa di San Lorenzo di Padula. Sì, 275 milioni di euro, 170 dei quali per sostenere i progetti integrati di filiera, cioè per consentire alle principali filiere produttive dell'agroalimentare della nostra regione, vino, mozzarella, formaggi, olio, di guadagnare nuove condizioni di qualità e nuove condizioni di competitività. E 110 milioni di euro circa invece per i progetti integrati rurali per le aree protette, e cioè i progetti per sostenere la ruralità e la tutela ulteriore delle produzioni agricole nelle aree protette della regione, nei 9 parchi regionali e nei 2 parchi nazionali. Abbiamo questo incontro oggi qui a Padula, nel cuore del Parco del Cilento Valle di Diano, per il quale prevediamo esattamente uno di questi grandi investimenti e per il quale vogliamo lavorare insieme a tutti gli enti locali, insieme ai soggetti e agli operatori economici e in primo luogo insieme al Parco, che rappresenta già una straordinaria e positiva realtà in questo territorio. Il mondo agricolo ci fa una domanda, ci chiede di essergli vicino. E la Regione Campania in questi anni ha già fatto tanto per il mondo dell'agricoltura, lo vogliamo fare ancora di più. Ci chiede di essere vicino perché siamo in una crisi economica pesante che colpisce anche tante aziende agricole e da questo punto di vista io penso che tutti dobbiamo fare di più, noi ci proviamo e penso che debbano fare di più anche molto le banche, il sistema bancario. Le banche non possono mai dimenticare che lavorano con i soldi degli altri, cioè lavorano con i soldi dei contribuenti, dei cittadini, dei risparmiatori. E non possono pensare, non può pensare tutto il sistema bancario di raccogliere nel mezzogiorno parte rilevante del risparmio e poi reinvestirlo non nel mezzogiorno ma nel nord o in operazioni finanziarie non sempre diciamo riuscite. Quindi anche da parte del sistema creditizio deve venire una mano e un aiuto molto forte e poi noi vogliamo promuovere di più la qualità del nostro territorio, dei nostri prodotti, di un ambiente come quello tra l'altro proprio qui in modo particolare del Cilento. Vogliamo che tutti ascoltino questo messaggio e l'ascolti anche una politica nazionale che da troppo tempo ha dimenticato il mezzogiorno, anzi io vorrei dire è ostile al mezzogiorno. Noi abbiamo una serie di problemi in questo momento anche perché dal livello nazionale non c'è più alcun aiuto e sostegno al mezzogiorno. Noi siamo pronti a fare anche lavorare e puntare sulle nostre energie, ma c'è bisogno che il governo presti a noi la stessa attenzione che presta al Triveneto. Ci basta questo, non chiediamo più del Triveneto, ma non pensiamo che il mezzogiorno meriti meno del Triveneto. Quindi un mezzogiorno abbandonato, assessore? Mezzogiorno abbandonato, un mezzogiorno che sta imparando a contare sulle proprie energie, sulle proprie risorse. Vengo ora dalla foresta del Cerreto, dove sono stato e nel giro che ho fatto oggi, e un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, insieme a tutto il sistema delle foreste lo vogliamo anche potenziare e qualificare. Non c'è dubbio, io non lo voglio dire per spirito polemico, anzi io spero che tutte le realtà meridionali, politiche, al di là del fatto se siano di centrodestra o centrosinistra, si ritrovino almeno su questo punto. Non ne possiamo più di un governo nazionale per il quale quelli del mezzogiorno sono un peso, sono una palla al piede, magari non si lavano e dei quali l'Italia prima fa meno e meglio è. No, così si sfascia l'Italia. Noi siamo contro esattamente questa linea e questa cultura e siamo convinti che invece il mezzogiorno positivo della qualità dei prodotti agroalimentari, dell'ambiente, del saper puntare sulle capacità imprenditoriali e del saper lavorare insieme, io sono convinto si affermerà in modo molto forte. Il parco fino ad oggi ha lavorato benissimo, forse hanno commesso una piccola superficialità di non aver divulgato bene tutte le cose che abbiamo fatto. A me sta capitando in questi giorni di andare a inaugurare edifici, realizzazioni che sono state fatte con i fondi del PIT della vecchia programmazione e addirittura mi è capitato di ricevere una medaglia d'oro da un comune che ha realizzato una centrale di idroelettrica che oggi grazie a questo intervento fatto con il finanziamento del parco, quel comune incassa dei soldi dall'Enel, quindi il parco ha ben lavorato, adesso dobbiamo soltanto far conoscere quello che hanno fatto e dobbiamo innescare un meccanismo virtuoso di grande divulgazione o promozione. Ecco, lei parlava Presidente della centrale elettrica di Novi Vedi, ecco, come integrare il PIT Parco che si è concluso con i fondi PIRAP che stanno arrivando, perché il problema è questo anche, l'integrazione delle opere. E noi dobbiamo avere l'intelligenza che tutto quello che abbiamo speso
con il PIT della programmazione 2001-2006. Comunque deve essere integrato, cioè non possiamo lasciare le piccole cattedrali di setto. Quello che abbiamo realizzato deve essere fruibile, deve dare occupazione, soprattutto per i giovani. Non è più possibile che i giovani lasciano questo territorio, quindi noi dobbiamo dare l'occasione di un nuovo modo di fare impresa, piccola impresa, una sana occupazione, quindi diamo, le istituzioni sono, siamo tutti chiamati a dare la possibilità, creando quelle tra virgolette infrastrutture sia materiali che immateriali che messe a disposizione, soprattutto dei giovani possono dare occupazione.